Allora, perché oggi in piazza? Allora, noi principalmente abbiamo avuto anche il ministro a scuola che ci ha chiesto di essere ribelli, quindi noi siamo scesi in piazza per manifestare un pochettino il nostro dissenso, in quanto in 5 mesi di governo non è stato fatto niente per la scuola. Per protestare per i nostri diritti e per far capire che siamo qui perché vogliamo i nostri, quello che ci spetta e niente, per i valori in generale. E noi siamo qua per manifestare perché? Perché la scuola ce la stanno, come c'è scritto sullo striscione, ce la stanno veramente letteralmente violentando. Stanno uccidendo la scuola e se uccidono la scuola uccidono anche noi studenti. Per riprendere i diritti degli studenti che questo governo e tutti gli altri precedenti, guidati dal governo Berlusconi soprattutto nell'ultimo ventennio, hanno tagliato la scuola e tutto ciò che riguarda l'istruzione pubblica italiana. Alberto Campaila, Link, Rete della Conoscenza, perché oggi in piazza? Perché? È evidente che a scuola e università sono anni che c'è un disinvestimento totale dovuto ai tagli della Gelmini. Noi chiediamo a questo governo un'inversione di tendenza totale su questo capitolo e lo chiediamo non solo su questo ma anche rispetto al diritto allo studio universitario. Il decreto legge sull'istruzione fa alcuni passi avanti ma è ancora altamente insufficiente. Non solo, penso agli studenti universitari, questo governo se ne inventa una al giorno, penso alla service tax che con l'abolizione dell'IMU sono inventate una nuova tassa che ricadrà sulle spalle degli studenti e che in qualche modo significa che gli affitti costeranno più cari oppure incentiverà gli studenti a non stipulare contratti invece no, ad andare verso il nero. Roberto Campanelli, Unione degli Studenti, perché in piazza oggi? Oggi siamo in piazza perché vogliamo riaprire una stagione di mobilitazione e riaprire nel paese, ridare voce agli studenti e in qualche modo riuscire anche a cambiare le sorti del paese. Visto che le risposte non ci vengono date, pensiamo che sia è nostro dovere alzare la voce e dire quello che pensiamo. Guido Staffieri, responsabile Saperi dei Giovani Democratici di Roma, perché oggi in piazza? Per una legge quadro sul diritto allo studio, riteniamo che le varie leggi che ci sono nelle regioni siano quasi tutte perfettibili e pensiamo che una legge quadro possa dare un senso al presente e al futuro di noi studenti.